ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Oggi vi presento FIFA 15, anzi la demo di FIFA 15 con un paio di squadre che, come sapete, ci sono sempre in ogni demo, che sono tipo il Barcellona, Manchester City, come potete vedere Borussia Dortmund, Liverpool, Napoli, Boca Junior, Paris Saint Germain e anche il Chelsea. Sono veramente delle ottime squadre. Io ho provato il Liverpool, ho provato il, come si chiama, il Paris Saint Germain, PSG, e devo dire che i movimenti dei giocatori sono veramente fatti bene. Anche la visione che hanno i giocatori è giusta, tipo riusciamo a fare dei filtrati veramente cazzuti, dei passaggi ottimi, dei movimenti che sono reali alla fine. I giocatori hanno una certa esperienza, sanno tenere palla bene. Secondo me invece FIFA 14 era veramente fatto male da questo punto di vista. Io in FIFA 15 ho visto abbastanza delle ottime cose, si potrebbe dire molto semplicemente, rispetto al suo predecessore che era FIFA 14. Quindi ragazzi, sono rimasto abbastanza colpito da FIFA 15, lo prenderò, come vi ho fatto leggere sui commenti che ho scritto sul mio canale Facebook, sulla mia pagina Facebook, scusate. Chi non è iscritto si iscriva pure, lo scrivo sempre giù la mia pagina, sempre Cure93 su Facebook. E niente ragazzi, volevo farvi vedere una partita, io andrei subito sul gioco sul calcio d'inizio. Queste varie cose che ci sono, lasciamo perdere, sì, alternativo. Io ragazzi metto Paris Saint Germain contro, volevo giocarmela contro il Barcelona, che è veramente una delle squadre più forti che si presentano qui. Io non lo metto molto difficile ragazzi, metto esperto, perché sennò diventa difficile, cioè non è che diventa difficile la partita ragazzi, diventa meno spettacolare visto che non si potrebbero fare gol, cioè è più difficile fare gol. Se io metto ad esempio esperto, campione o leggenda, diventa veramente tosta segnare e finisce 1-0 e lo spettacolo se ne va a fanculo. Quindi ragazzi, lasciamo esperto, così ci divertiamo di più. L'altra cosa che ho notato è che è molto difficile segnare, ve lo dico subito, molto difficile. Proprio io mi sono reso conto che dovete mettere in traiettoria perfetta la palla. E questo, diciamo che sì, è fatto per giocatori più esperti, però magari prendendoci la mano sarà più semplice farlo il gol, ragazzi, cosa devo dirvi. Quindi la gestione squadra è l'unica cosa che... Ah, questa cosa non mi piace tantissimo ragazzi, la gestione squadra in questo modo. Però vabbè, basta prenderci anche qui la mano. Io metto Digne al posto di Maxwell, che a me non piace tanto. Maxwell è un po' lentino per essere un terzino. Per il resto lasciamo così la squadra. Verratti fuori, però... Boh, io metterei al posto di Motta Verratti, che lo preferisco. Niente, a posto. Lasciamo così ragazzi. Io direi di iniziare la partita, giochiamocela pure. Anche graficamente il gioco non è per niente male. Come potete vedere è abbastanza bello. Ho fatto una cagata assurda. Vai, Mac. Bello, Lavezzi, grande, lava tutto. Oh, dai. Oh, no, che schifo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Partiamo subito, mettiamoci un attimo le cuffie. Così sentiamo poco a poco. Lo metto così e sento anche il mio audio, la mia voce. Come potete vedere la grafica è abbastanza definita, bella. Il campo è fatto abbastanza bene. Quest'anno se mi darò al, diciamo al, come si chiama, all'ultimate team, vedremo. Vedete i passaggi come sono fatti bene. A me piacciono moltissimo. Dai, vai, segui. No, dai, dammelo. Devono ancora migliorare questa cosa di cambi dei giocatori. Forse sono io che li ho messi in automatico e questo non è il massimo. Vedete che i movimenti dei giocatori sono fatti abbastanza bene. A me piacciono. Iniesta non ce la fa passare avanti. Però la cosa che non riesco a fare è solo la telecronaca, perché non posso dirvi i nomi dei giocatori. Grande! Vai Digne! Mamma mia Digne! No! Palla nostra comunque, vai! Passaggio su Caballé. Caballé. Dai! Ma che cazzo, porco Giuda! Andiamo avanti. Barcelona. Poi mi piace troppo la telecronaca inglese, ragazzi, è una cosa fighissima. Mamma mia, Digne è veramente cazzuto, mi piace troppo. Ancora il Barcellona attacca. Quando sfidato una grande squadra è più divertente almeno. Poi si scontrano tra di loro. Dammelo! Ok, dai. Prendila, vai Digne. Il grande Digne. Ok, Caballé. Ok. Vedete questi cazzo di passaggi forti come piacciono a me? E questa cosa è una delle cose migliori, secondo me, che dovevano aggiungere finalmente su FIFA. I passaggi calibrati bene. Perché io lo clicco il tasto, ragazzi, e invece prima non me lo faceva. Ibrahimovic come se lo fulmina! Mamma mia ragazzi, Caballé! Ci prova e non ce la fa. E butta via ragazzi, butta via. Chi è? Piqué o Mascherano? Uno dei due.
Mi è arrivato un messaggio di Destiny. Giochiamo. No, non ho voglia di giocare, mi dispiace. Io Destiny. Mi dispiace Gabu, ma io non posso giocare. Purtroppo Destiny non l'ho ancora preso e non penso di prenderlo al day one, cioè oggi. Oh mamma mia, dai, corri, cavaliere! Parte il contropiede del Barcellona. Ma c'è lui, Digne! Mamma mia, che velocità, ragazzi! Altro che Maxwell! Dai! Daniel Alves. Vai, 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 vai! No! Sì! Vai! Cosa? Guarda che bastardi! Vai! Lavezzi! Lavezzi! Parte lui! Parte lui! No! Vai, 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 vai! Mamma mia, metti in difficoltà Victor Valdés, che cazzo è? Oh! Vai, Lavezzi! Non ce l'ha fatta, ragazzi! Vedete che divertente, il gioco è veramente fatto bene, mi piace tantissimo! Io, ragazzi, mi piacciono i giochi di calcio, però veramente FIFA mi ha fatto passare la voglia di calcio proprio, vi giuro! Era orribile giocare, cioè basta questi cazzo di inviti, porca puttana, messaggi! Mi dovevo mettere invisibile, ragazzi, ho capito! Ok. Che poi mi rallentano anche questi cacchio di inviti. Mi fanno laggare il gioco. Fuori gioco. Invece no, ragazzi. Dai, porco Giuda! No! Ma cazzo, dai. David Luiz, vai. 60 milioni! Vai, grande David Luiz. Fisicamente, vai. Cavani. Cavani se ne va! Non se ne va via! Se ne va via, invece! Se ne va via! Cosa? Come ha fatto Jordi Alba a buttarmi giù Cavani? Vabbè. Ancora il Barcellona. Siamo al 38esimo, ragazzi. Al 38esimo non è ancora 0-0 la partita. Comunque, il computer, la cosa che devono migliorare di FIFA è che il fatto che il computer, se vuole, vi segna. Non so se ve ne siete mai accorti, ma il computer è veramente fortissimo. Dai, che cazzo ti fermi? Ibrahimovic! È un po' fastidioso il fatto che mi cambi i giocatori dal nulla, perché veramente vi blocca l'azione. Guardate, adesso mi cambia fissi i giocatori. E a me purtroppo questa cosa piace sino a un certo punto. No, merda, devo farlo alto. Vabbè, andiamo. Verratti contro non si sa perché non mi dà il nome. Vabbè, 0-0. Il Barcellona mi sta tenendo a testa. Mi sto divertendo. Ovviamente ci devo prendere ancora la mano, ragazzi. Ho fatto due partitelle solo. Poi sono uscito, stesso sono rientrato. Voglio far divertire. Dammi Ibrahimovic, Ibrahimovic, sto fisicaccio. Mamma mia, parte lui! Parte Lavezzi! Lavezzi, no! Di testa, no! Cazzo, che azione, ragazzi! Mamma mia, riparte. Van der Vaart. Van der Vaart passa a Cavani. Cavani la passa a Verratti. No, Verratti, dai, Verratti, vai! Qua ci vuole più esperienza. Vai, David Luiz! Da, che culo! Vai! Dai, porco Giuda! No, che culo, ragazzi. Sono fortunatissimi oggi. Ok, eccolo qui, ragazzi. Che cazzo è? Messi. Messi. Lui segna qui. È pericolosissimo! E invece non segna, ragazzi. 0-0 ancora. PSG Barcellona 0-0. Ok, guarda che cazzo di grafica, ragazzi. È veramente una bomba quella grafica. È veramente fatta benissimo. Mi piace troppo. Anche il pubblico è fatto bene. Guardate il pubblico come cazzo è fatto bene. C'è tutta un'altra storia. Mamma mia, Lavezzi. Lavezzi. Lo punta. Lo supera. E poi subisce un fallo che non viene fischiato. Vabbè. Dai, prendi a veloce, cazzo. Ora, Matuidi. Matuidi. Lo vede libero. Porco Giuda, dammelo! Grande, vai, Van der Vaart. No, no! Contropiede del Barcellona. Contro Thiago Silva, non ce la fa, non avanzano. Invece sì, avanzano. Continua l'attacco del Barcellona, ma c'è lui, Digne, mamma mia. Il Cure gli ha dato fiducia! Corri, 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 Cavani, corri, 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 corri! Vai, non controlla! No! Che tiro! Ah, ecco, bisogna dosarsi anche nei passaggi perché. Nei tiri, scusate ragazzi, perché se lo piccate molto va, lo tira fortissimo. Vi giuro che lo tira veramente forte. Mamma mia, Messi, sempre lui. Ci prova Van der Vaart a tenerlo. Non ce la fa Van der Vaart, invece sì, ce la fa. Lo tiene ma cade, lo tiene ancora.
Oh! Vai! Grande! Cavani! Sì! Ancora lui Cavani! Parte sulla fascia destra! Sulla fascia destra! Jordi Alba lo tiene! Jordi Alba lo tiene! Che cazzata lo tiene! Ok, in velocità ma non fisicamente! Me lo butta giù ragazzi! Me lo butta giù! Questa cosa non mi piace! Jordi Alba che... L'ha fatto? Vabbè. Si è impazzito. Non si capisce chi cazzo fosse, ma è impazzito. Ancora lui. Oh! E cosa ha fatto? Alla rete, ragazzi! Rete! Rete! Eccolo qui! Siamo con un gran gol di Lavezzi. Alla Vezzi. Mamma mia, che azione, ragazzi! Che schifo di intervento di Arto. No, di Ardi. Come cazzo si chiama? Victor Valdés. Lavezzi segna 1-0 PSG. Mamma mia, che errore del Barcellona. Mamma mia, continua l'attacco del... Ole, Iniesta, Iniesta. Mamma mia, filtrante! Ed è rete, stranamente il gol subito, dopo due minuti neanche. Ma ve lo dovevate aspettare da FIFA. Lo sapete come funziona il gioco qui. Se vuole FIFA vi segna con un colpo solo. Non sbaglia niente poi. La cosa bella è che non sbaglia. Fa un tiro. Bello. Mi piacciono gli interventi. Era una specie di uncino come ha tirato. Come, anzi, come è intervenuto. E ovviamente riesce a riprenderla perfettamente la palla. Ma c'è un buco. E invece non c'è un cazzo di buco. Perché c'è l'intervento perfetto. Johan Kabay. Mamma mia, Ibrahimovic. Ibrahimovic! Che schifo di tiro, Ibrahimovic. Vabbè, ci ho provato. Allora, ancora lui. Non mi ricordo il nome ogni volta del portiere, ragazzi. Ci credete? Non so il nome del portiere del Barcellona. Dovrebbe essere Victor Valdés, ma non ho capito se gli è finito il contratto, se gli è scaduto o no. Guardate il controllo di Iniesta. Questo è giustamente il controllo di Iniesta. È veramente così. Poi mandiamo in avanti, poi c'è la cazzata di mandare in avanti David Luiz, giustamente, poi mi inculano. Vai arbitro, fuori dal cazzo, dai! No! Neymar, dai, 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 dai! Mamma mia! Mamma mia, eccolo qui! Ibrahimovic! Cosa, cosa, dai, 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 dai! Rialzati, per non fare il finto tonto, ritorna su! Lionel Messi. Bisogna vincere, ragazzi. Bisogna vincere. Si comincia qui con un pareggio. Non penso proprio. E minchia, guardate Messi. Che cazzo fa? È un mostro. Bisogna tenerlo. Bisogna tenerlo perché è pericolosissimo. Digne, cazzo. Digne. No, non può finire così. Vediamo se facciamo i supplementari, ragazzi. Supplementari? Io direi il classico, sì. Continuiamo con i supplementari. Riparte, nessun cambio da parte del PSG. Il Curre preferisce tenere tutta la formazione di prima. Eccoci qui, Cavani. Eccolo qui, Caballé. No, più forte ancora. Peccato. Oh, Matuidi. Vai. No, no, palo, che palle. Porca puttana. No, l'ha anche presa. Ma come ha fatto? Ma Matuidi la chiude. Non fa andare avanti nessuno. Siamo al 96esimo, ragazzi. Ancora l'errore. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Come ha fatto a parlare in quel modo? Non spiegate. Ancora. Continui errori da parte. No, che sfiga, cazzo. Ma mi sono rotto i coglioni dei pali! 10 tiri del PSG, 2 tiri del Barcellona, mi hanno anche segnato. Ma va a cagare. Mo' ci manca solo che mi inculino adesso. Ok. Ma perché fa questa pazzia? Boh, vabbè. Ok, andiamo avanti. Cavani ancora. Allarga sulla fascia per Cavani. Cavani! Tiene palla! Cavani è ancora lui! Ma va a cagare! Dai, 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 dai! Grande! Lavezzi! Vabbè, ancora palla nostra. Il PSG non continua a mollare l'attacco. È un assedio totale al Barcellona, Barcellona! Schiacciato in difesa! No, ma dai, te l'ho chiesto sull'altro!
Ma porco Giuda, su Caballé te l'ho chiesto. Ok, dai, 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 cambio, cambio, veloce. Oh, questa cosa anche dei cambi veloci, finalmente. E dai, no, porco Giuda. E no, è finito, che palle. Guarda, 11 tiri, 8 in porta, li sto assediando. Non riesco a segnarne uno, ragazzi, uno. Vediamo un attimo i cambi che posso fare, perché a questo punto vorrei anche fare qualche cambio. Caballé sta morendo, Verratti sta morendo. Metto Thiago Motta anche se è un morto vivente, però almeno Thiago Motta, più o meno. Lasciamo perdere, va. Stiamo zitti, forse che è meglio. Pastore esterno sinistro, Lucas, minchia, c'è anche lui. Togliamo Cavani, va. Mettiamo Lucas, anche se non so quanto mi convenga mettere Lucas. Vabbè, però è giovane, fresco. Posso ancora segnare, ragazzi. Ecco la ripartenza sua, di chi cazzo sei? Come, come? No, 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 intervieni, intervieni, grande. Digne, tienilo. Ah, ok, bravissimo Sirigu. L'orgoglio sardo, ragazzi, Sirigu. Matuidi parte. Stanco Matuidi, però c'è Ibrahimovic. Ibrahimovic che viene braccato da due. Ma c'è Cavani. Cavani che parte sulla fascia destra. Braccato anche lui da due, no! No! Ok, la buttano via ancora. I giocatori del Barcellona sono un po' sfiniti, sono stanchi. E il PSG continua ad attaccare. Vuole spremersi per bene. Due cambi per dare freschezza all'attacco del Paris Saint-Germain. Lucas! Lucas! Che schifo, Lucas! Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Paris Saint-Germain continua in tutti i modi. Ormai si dovrà affidare alla fortuna ancora, i passaggi corti di questo Barcellona. Grande. Vai! No, no, cazzo, dai! Ma sono fortunatissimi! Ah, l'hanno deviato, ok. Vai, Pastore! Che schifo, centrale di Pastore! Rinvio lungo, dai, muoviti, stronzo! Devo segnarvi! Ancora! No, dai! Però bello intervento, mi è piaciuto molto. Minchia! Ci manca solo che mi segnate ora, cazzo! E finisce qui, calcio di rigore, ragazzi! Calcio di rigore! Lasciamo così, non ho voglia. Ibrahimovic! Ibrahimovic! Andiamo a segnare il ragazzo! Ed è gol, ragazzi! Ma va parata, mi son cagato! Neymar contro Sirigu! 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 Ma vaffanculo, devo stare centrale, avevo ragione! Caballé! Caballé! Che schifo, Caballé! Caballé rete! Due! E siamo 2-2! Sirigu contro Rakitic! Rakitic! Oh, Rakitic, come cazzo si chiama? Ma vaffanculo, mi stanno fregando! Eccolo qui, David Luiz, il tiratore prescelto, ed è gol! 3-3! Ancora qui, Sirigu contro Messi, Sirigu contro Messi. Vediamo se Messi segnerà, se gli messerà... Ma va a cagare, no! Pensavo fosse fuori, mi stanno anche cagando dei cuffi, va a cagare. A Lucas, 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 ci prova la rete! 4-4! Ancora, Sirigu contro Alves. Alves, Sirigu contro Alves, no ma dai, ma questi sono fortunatissimi. Instagram, Pastore, Pastore, eccolo lui, il Pastore, ed è rete. Siamo qui, l'adrenalina al massimo, picche contro Sirigu, e sbaglia ragazzi, e sbaglia, e vince il PSG, e vince il PSG ragazzi, vince il PSG. Dopo una partita meritatissima, il Barcellona si è difeso bene, ma come potete vedere dalle statistiche, noi ci siamo impegnati, avremo il controllo di posto palla minore, ma ci siamo impegnati e abbiamo vinto. Quindi termina la partita ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che la partita vi sia piaciuta perché è stata ricca di emozioni, soprattutto nei supplementari e nei rigori. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente lo avete apprezzato il mio video su FIFA 15, se ne volete altri ditemelo pure. Purtroppo posso fare queste partitelle perché è l'unico che mi... cioè l'unica che mi posso giocare alla fine se ci pensate. E noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!